Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi andiamo a fare il carciofo fritto. L'ho preso già semipuliti, vedete? Così facciamo prima, li andiamo a tagliare, li mettiamo con acqua e limone perché acqua e limone serve per far sì che non diventano neri, se no si inscuriscono immediatamente. Li andiamo a asciugare, li passiamo nel sacchetto alimentare con la farina di semola. Io ho usato questa. È la prima volta che li faccio, ho provato a testarli prima, stavolta li ho testati prima e non sono male, e poi li vediamo insieme. E stavo dicendo, li passiamo nella farina di semola con il sacchetto alimentare, poi li andiamo a passare nell'uovo e li mettiamo dentro al cestello della InSky, perché oggi usiamo l'InSky, sopra la carta da forno. Non li faccio congelare, li faccio direttamente qua. Vi faccio vedere che non li taglio in quattro, che sono belli grossi, ma li taglieremo a pezzettini più sottili, così permettiamo la cottura abbastanza veloce, ok? Ora procediamo a tagliare. Abbasso la telecamera così riuscite a vedere e ci servirà. Io ne faccio uno per farvi vedere, ma potete farne due, tre o quattro, eh? E ci serve questo, il carciofo, uno o due carciofi, quelli che usate. Serve almeno 3 o 4 cucchiai di farina di semola, l'olio a spray perché andiamo a spruzzare sopra, il sale, 1 o 2 uova, acqua e limone e direi a posto. Poi mani mano, sotto comunque come sempre vi lascio la ricetta, mani mano i passaggi, vedete le cose. Ora vi abbasso la telecamera così vedete meglio, lo andiamo a tagliare, toglierò ancora un pochino di quelle esterne io li faccio in questa maniera, eh? Poi ognuno ha il suo metodo, ci mancherebbe. Io li faccio in questa maniera, vado a togliere un po' le esterne, perché comunque ci serve il cuore centrale alla fine. Quindi io tolgo questo e mi faccio rimanere, vediamo se viene via qualcos'altro, vi faccio rimanere questo, il cuore centrale. Queste le togliamo che poi le andiamo a buttare, poi lo vado a tagliare in due, ok? Lo tagliamo in mezzo, gli diamo in mezzo con il mio coltello da cucina. Stavolta ho preso questo che è più sottile, ma se prendevo quello più largo che ho usato le altre volte era meglio. Ora quelle che si staccano io le tiro via. Così vedete, così mi rimane questa parte qua. Mi devo anche muovere, se no diventano scuri. Ok? Se c'è la pagliettina qua sotto, c'è la pagliettina, andatela a tirare via. Io delicatamente me la tolgo con le mani. Ok? Poi voi non so se la tagliate come fate voi. Io faccio così con le mani, me la vado a togliere. Ok, me la vado tutta a togliere e la metto qua dove ci sono gli scarti. Ora passiamo a tagliare. Allora, tagliare io lo metto a testa in giù, così, e lo vado a tagliare sottile. Ok? Non troppo spesso, ma vi faccio vedere, vedete? Io lo taglio così, di questo spessore. Non troppo grosso, se no non riusciamo a cuocere. Come l'abbiamo tagliato, lo andiamo a immergere in acqua e limone. Ma mi sposto, Mettiamo subito dentro in acqua e limone. Tagliamo e mettiamo dentro in acqua e limone, ok? Per evitare che ci diventano tutti neri. Ma questo se ne viene via. E a questo diamo in mezzo. Tagliamo in mezzo e ne otteniamo, vedete, piccolini, non troppo spessi. Procediamo con l'altro pezzo. Io vi faccio vedere giusto uno perché noi non siamo molto amanti di carciofi fritti. Però giusto per inserire la ricetta per chi vuole. Vedete sempre spessore, non troppo grosso e andiamo a mettere in acqua e limone. Ok? Io li faccio così, non troppo grossi. Ora li lasciamo un po' qua con l'acqua e limone. Io intanto tolgo questa roba, la vado a mettere sopra la cucina, così abbiamo più spazio per dopo. E poi procediamo al resto. Allora, adesso ci serve
uno strofinaccio pulito per poterli tamponare molto delicatamente. Io me li poggio qua e poi li tamponiamo delicatamente. Abbiamo bisogno di un sacchetto di alimentare, dove io adesso vado a inserire un po' di farina di semola. Io prendo questa, la rimacinata, farina rimacinata di grano duro, semola, io uso questa. Questa è quella che tende al giallino, lo sapete, no? Lidl, tutti i negozi ce l'hanno. Ora ne metto già un paio di cucchiai, così quando io vado a metterli dentro già hanno la farina sotto. E poi dobbiamo scuoterli molto delicatamente, abbastanza delicatamente, perché comunque il carciofo è molto delicato. Ora con, non so come la chiamate voi questa, noi la chiamiamo la ramina, li andiamo a scolare e li mettiamo sopra lo strofinaccio, ok? Li sgoccioliamo bene, così, e li andiamo a mettere sopra lo strofinaccio. Quello si è sbriciolato, lo lasciamo lì. Ok, sgoccioliamo e li mettiamo qua. Questa possiamo toglierla. Quando abbiamo fatto questo lavoro, delicatamente, pianino, li andiamo a tamponare, ok? Molto delicatamente, perché se no li andiamo, si aprono, si disfano ed è proprio un vero peccato. Quando abbiamo fatto questo lavoro qua, li andiamo ad aggiungere al sacchetto con la semola, che abbiamo precedentemente messo due cucchiai di farina di semola rimacinata di grano duro. Sacchetto alimentare, io uso quelli da freezer, li andiamo a mettere dentro quando sono abbastanza asciugati, li andiamo a mettere dentro, come facciamo, come faccio con le altre cose. Poi delicatamente, qua dobbiamo scuotere molto delicatamente, fare pianino, andiamo a far sì che si immergono con la farina. In questo caso vedete, due cucchiai sono sufficienti, non ho bisogno di andare ad aggiungere chissà quale altro. Allora pianino pianino muoviamo e facciamo in modo che i carciofi uniformemente vengono riempiti con la farina, ok? Quando avete fatto questo, prendete la vostra ciotolina, mettete due uova con un pochino di sale e sbattete. Io già l'ho preparato prima il mio uovo, ne ho messo uno solo, perché è giusto per farvi vedere. Andiamo a sbattere un altro po', sempre la mia ciotola, quella delle uova. Quando aprite l'uovo, mi raccomando, andatevi a lavare le mani. Ora apriamo e andiamo a togliere l'eccesso di farina. Quindi si fa questo giochetto, si scuote, scuotete e li andate a mettere, vedete, si scuote, scuotiamo così, togliamo quello in eccesso e lo andiamo a mettere dove ci stanno le uova. Io li faccio con le uova, poi non so se c'è chi li fa con la pastella, come li fate. Da me, mia suocera, noi li facevamo così, farina, dopo farina, uova. In questo caso ho optato per quella di semola, perché anche per la frittura di pesce che vi farò vedere prossimamente, con la semola è perfetta, ok? Le ragazze e i ragazzi del gruppo lo sanno benissimo, che la frittura con la semola è eccezionale. Scuotiamo l'eccesso, ok? Ne mettiamo un pochino, poi delicatamente con la forchetta li andiamo a girare, delicatamente, per evitare, non si sa mai, che si potrebbero ancora aprire, ok? Li andiamo a far bagnare bene con l'uovo. Prendiamo un pezzo di carta da forno da mettere nel cestello della nostra friggitrice. Io in questo caso uso l'InSky, come vi ho detto prima, ok? Adesso andiamo a prendere un pezzettino di carta da forno da mettere dentro. Arrivo, intanto questi qua li lasciamo immersi nell'uovo. Prendiamo le forbici e andiamo a tagliare un pezzo di carta da forno. Ok? Io prendo con le forbici e vado a fare la misura. Di solito ci prendo, vediamo se oggi in diretta con voi cosa succede. Di solito ci azzecco abbastanza. Siccome fa questo giochino, come ho detto le altre volte, lo giriamo al contrario, lo andiamo a rotolare al contrario per evitare che
Ok, ma vediamo se sta aperto bene, ma va molto meglio, vedete? Ora lo andiamo a mettere dentro. Guardate, perfetta, visto? Deve coprire solo il fondo, mi raccomando, solo il fondo. Allora, per fare i carciofi questi qua, adesso pareggio la carta, e io prendo uso questa, non vado a comprare quella già tagliata, però se vi trovate comodi potete comprare già quelli cerchi, però sono forati, dovete prendere quelli non forati. In questo caso i fori non ci vogliono, se no cola giù. Allora, quando abbiamo fatto questo lavoro qua, delicatamente con la forchetta andiamo a prendere su i nostri carciofi, ok? Li sgoccioliamo e li andiamo a mettere sulla carta da forno. Ora vi abbasso così vi faccio vedere. Questi devono essere abbastanza distanziati perché sennò si attaccano, ok? Io farei tutto il bordo intorno, così con l'aria evitiamo che la carta si vada a chiudere, che si vada a chiudere con se stessa, fa il cartoccio. Allora io metterei tutto intorno per evitare che si chiuda. Ora ne facciamo qualcun altro, visto che lo spazio c'è, pensavo che erano sufficienti quelli lì. Vedete come li metto? Belli distanziati, tutto intorno, sperando che la carta, perché bisogna anche sperare, non ci faccia il brutto scherzo di accartocciare. Vedi? Ora metto altri due o tre, visto che c'è lo spazio. Sempre scuotere e poi andiamo a mettere nell'uovo. Scuotere delicatamente, togliamo la farina in eccesso e andiamo a metterli con l'uovo, Facciamo quest'altro passaggio. Ora li andiamo sempre delicatamente a mescolare, poi procediamo alla cottura. Io li faccio sottilini così, li facevo sottilini così anche quando li friggevo nell'olio, Non li ho mai fatti grossi perché a me sentire quel carciofo grosso sinceramente non è che mi era tutto così simpatico, Sgoccioliamo e andiamo a appoggiare. Vi ripeto, abbastanza distanziati. Quando sono cotti ci andiamo ad aggiungere il sale e ci diamo un bel morso, ok? Vediamo se riusciamo a metterci anche questo che è l'ultimo. Eccoci qua. Ora il risultato, vedete, io li tengo belli distanziati perché questi si potrebbero attaccare avendo l'uovo fresco, Ora andiamo a inserire nella nostra Sky. Qua si può usare qualsiasi friggitrice, anche quella a forma di forno, però mi raccomando, mettete la carta da forno. Se usate le teglie forate, che sapete che io uso tantissimo, sulle teglie forate mettete la carta da forno, oppure nelle griglie in dotazione la cartina da forno, sempre lo stesso procedimento. Non cambia nulla, Mettiamo a 200 gradi. Io metto per 7 minuti perché dovrebbero essere sufficienti, poi vi aggiorno, ok? Ora avviamo, 200 gradi per 7 minuti e vediamo tra un po' il risultato, ok? A dopo! Dopo 2 minuti che si sono leggermente un pochino rappresi, andiamo a aprire, guardate, qua rischiamo... Bisogna mettere più peso, visto? Si attaccano lo stesso. Beh, vabbè, andiamo ad aprire. Si sono un pochino rappresi. Ci andiamo a spruzzare un pochino di olio. Ok? Sopra. Sopra i pezzettini. Andiamo a fare qualche puff di olietto. Ok? E continuiamo con la nostra cottura. Vi aggiorno, Se vedete che la carta tende a saltare, perché comunque i carciofi sono piccoli e leggeri, metteteci un peso, Io in questo caso ho notato che si muoveva molto, ci ho messo un coppino, questi qua metallici. Ci ho messo un coppino al centro così sta più fermo. Ok, perché sentivo molto il movimento della carta, quindi se avete paura che sia troppo leggero i carciofini piccolini e tende la carta a saltare sopra, per evitare rischi pericolosi di incendio, mi raccomando, metteteci una tazzina, qualcosa che tenga giù la carta, ok?
Io in questo caso ho messo un coppino. A dopo. Ora manca un minuto, quindi sono passati 6 minuti e ci siamo con la cottura. Ecco qua, 200 gradi, manca un minuto. Guardate, sono belli dorati. Ora li andiamo a togliere, li mettiamo in una ciotolina. Io uso sempre le pinze, vedete? Sono cotti anche sotto, belli cotti. Delicatamente li mettiamo in una ciotolina, sono cotti senza girarli, non ho assolutamente girato, ho solo aperto dopo 2 minuti, ripeto, prima ve l'ho detto, per mettere l'olio. Ho messo anche il coppino perché vedevo che la carta tendeva a volare e li ho riaperti adesso per vedere che sono cotti perfetti. Ora li andiamo a togliere, li mettiamo nella ciotolina perché vedete che tendono ad attaccarsi, poi delicatamente li andiamo a staccare. Mettiamo nella ciotolina, ecco qua, questo lo spostiamo, che non ci serve più. Questo è il risultato, guardate. Ora mettiamo il sale, perché c'era un po' nell'uovo, ma non era un gran che. Mettiamo un pochino di sale, li agitiamo un pochino. Sentite come sono croccanti? Sentite? Belli croccanti, eh? Garantito. Qua ce n'è un altro unito, o è uno solo, non si capisce. E ora andiamo ad assaggiare. Allora, per assaggiare, prendiamo questo. Ok? Ora andiamo ad assaggiare. Assaggiamo un po' com'è il carciofino fritto. Mmm! Buono! Cotto al punto giusto, non è né molle né crudo, morbido dentro e croccante fuori. A me piacciono, eh? Il sale sopra è la morte sua. Morbido, vedete, e croccante fuori. Buoni. Come vedete, si possono fare senza il passaggio in freezer. Per il rassodamento del carciofo, che nel gruppo mio si parlava che vanno fatti così, poi vanno fatti rassodare. Però non so se si parlava di pastella, eh? Fate così, vengono buoni. Proveremo con le verdure pastellate prima o poi. Ok? Sotto vi lascio tutta la ricetta dettagliata, vi lascio tutti i miei indirizzi dove seguirmi. Non esitate a contattarmi per qualsiasi cosa, mi raccomando iscrivetevi al canale così potete vedere le prossime ricette, che vi arriva la notifica, va bene? Alla prossima, ciao!